Ciao anime belle, benvenuti in questo nuovo video. Sono super, super agitata e anche super esposta. Sto per andare a prendere i fratellini e le sorelline delle mie topine. Ah, oddio, è la prima volta che faccio una cosa del genere, seriamente diciamo, che prendo in affido degli animali, non per adottarli, ma per cercare loro adozione. Ebbene sì, in realtà stavo pensando da un po' di tempo di fare questa cosa, di prendere in affido. In realtà mi piacerebbe un sacco farlo con i cani in futuro, però in questo momento non mi è possibile perché diciamo che già Raja è parecchio impegnativo, quindi sto lavorando molto con lui e anche non avendo un giardino, eccetera, sarebbe un po' difficile avere un cane in affido. E quindi avevo deciso di intanto provare magari con dei criceti o dei topini. E ho contattato il ragazzo da cui ho adottato le mie topine, che sapevo avere anche i fratelli e sorelle delle mie... i sorelli. Capite quanto sono agitata? Sapevo che questo ragazzo aveva anche altri topini in cerca di casa, quindi l'ho contattato per sapere se fosse riuscito a trovare loro una casa e mi ha detto che purtroppo no, gliene sono rimasti ancora 21 e non riesce a trovargli adozione e quindi mi sono offerta di prenderli io in affido e sperando che con la, diciamo, audience che ho, con voi anime belle che mi seguite, magari sarà più facile riuscire a trovare casa a questi topini. Quindi oggi pomeriggio vado a prenderli, sono 16 maschi e 5 femmine, sono 21 topi. In realtà 5 di loro hanno già adozione, perché in questi giorni ho già sentito alcune persone e quindi dai, saranno 16 topini in cerca di adozione. Quindi sono molto emozionata, ma vi giuro io quando, cioè è tutta la vita che sogno di fare queste cose, di prendere in affido animali, di aiutarli a trovare casa. Perché diciamo che se fosse per me io adotterei qualsiasi animale, tutti, sempre. Ovviamente compatibilmente con le risorse che ho, il tempo che ho, eccetera. Ma ho pensato che in realtà, cioè, nel senso, a numero di animali miei, in questo momento sono abbastanza soddisfatta, diciamo così. Però mi piacerebbe aiutare anche degli altri animali e l'affido è un ottimo modo perché appunto prendo in affido degli animali a cui cerco casa e poi quando avrò trovato casa loro potrò prendere in affido degli altri animali e quindi così aiutarli a cercare casa e potrò aiutarne tantissimi nella mia vita. Sono super agitata, madonna, ci tengo tantissimo a questa cosa, è tipo tutta la vita che sogno di farla, vi giuro. Quindi sono super gasata e anche terrorizzata, tipo ho paura di non essere all'altezza, infatti mi sono fatta una tisana, un tè, che è qui. Ah, oddio. Ok, vi aggiorno dopo, quando ho preso i topini. Vi avevo detto che avrei preso 21 topi, sono 28. Praticamente, vabbè, domani vi racconto bene la storia, però le mamme di tutti questi topini mi sono state cedute anche loro, perché la persona che le aveva non le voleva più. E quindi oggi in realtà il ragazzo che si è preso cura finora di tutti questi topini mi ha chiesto se potevo prendere invece che 5 femmine, 12 femmine. E io gli ho detto di sì. Tra l'altro sono stupende, quindi veramente bellissime. Non penso farò tanta fatica a trovare loro delle ottime adozioni, spero. Quindi in tutto ho 16 maschi, li sentite squittire in sottofondo, e 12 femmine. Le femmine sono super chill, i maschi invece ogni tanto litigano purtroppo. Infatti ne ho separati due, uno perché è stato ferito alla coda in una litigata, perché ovviamente nel viaggio fino a qui erano in un trasportino più piccolo, quindi hanno litigato. E l'altro perché mi sembra un gran litigioso, quindi fino a che non sarà sterilizzato non torna insieme agli altri. Tra l'altro sono super felice perché ho trovato una veterinaria qui vicino a Padova che tratta animali esotici, in particolare tratta topi domestici molto spesso, perché sono animali molto delicati, molto piccolini, quindi non è che qualsiasi veterinario li possa trattare e soprattutto non qualsiasi veterinario che è specializzato in esotici tratta topini. Ho trovato questa veterinaria che castrerà i maschietti. Sono molto felice di questa cosa perché castrarli mi permetterà di darli in adozione a persone che hanno già femmine, quindi un maschio con un gruppo di femmine, e non da soli, perché comunque essendo animali sociali soffrono moltissimo la solitudine. La norma, diciamo, è che i maschi vengano dati in adozione da soli, però anche se si spende molto tempo insieme a loro, purtroppo loro soffrono molto la solitudine perché sono animali sociali e comunque la compagnia di un animale della stessa specie non è la stessa cosa di una compagnia di un animale come un essere umano. Guardate, c'è la mia topina che si sta affacciando dalla teca, tipo, aspetta che guardo, perché sentono l'odore ovviamente, i topini sentono gli odori tantissimissimo. Comunque, sono molto felice appunto della possibilità di farli castrare, farò un crowdfunding per raccogliere i fondi per sterilizzarli tutti, perché io non ho la possibilità di pagare tutte queste spese. Ovviamente non è obbligatorio castrarli, però diciamo che
castrarli mi permette di offrire loro la migliore qualità di vita che possono avere. E quindi, tra l'altro, un maschietto lo terrò io, lo farò castrare, lo metterò con le mie femmine e forse terrò anche una femmina. Dovrò ingrandire la teca, perché appunto la teca che ho adesso è adatta a 4, massimo 5, però volendo tenerne 6 farò dei DIY per ingrandirla sicuramente. Vi faccio vedere come li ho sistemati. Ovviamente questa è una situazione adatta a uno stallo, quindi a un periodo breve, non sono teche adatte alla vita intera dei topini, perché sono troppo piccole per così tanti topini, però per un periodo temporaneo sono ok. Questa cosa mi è stata appunto suggerita da Accordionite, grazie mille veramente, e vi consiglio un sacco di seguirli perché loro hanno tanti bellissimi animali in cerca di adozione, non solo topi, anche conigli, gerbilli, criceti, gatti, cani, si occupano di tanti animali bellissimi. Tra l'altro c'è Raja che sta guardando i topini, è abbastanza ossessionato. Ovviamente lui non sarà mai nella stessa stanza con i topini incustodito, quindi soltanto quando ci sono io a controllare lui starà qui. Altrimenti appunto se io o Giulia siamo fuori casa lui starà nelle altre stanze della casa, non in questa, perché non si sa mai, anche se insomma le teche sono fatte bene. Comunque è un cane con il suo istinto predatorio. Comunque vi faccio vedere le teche. Ho insegnato a Raja che può guardare i topini ma deve stare o seduto o steso, in modo da, diciamo, praticare anche un po' di autocontrollo. E sei davvero bravissimo, Raja. Gliel'avevo insegnato ancora con le nostre topine. Allora, questa qui è la teca delle femmine. Qui dentro ci sono 12 femmine. È assolutamente troppo piccola per così tante femmine, ma appunto io non avevo previsto di prendere così tante femmine, quindi mi sono dovuta adattare. Essendo che comunque loro vanno molto d'accordo e che non penso farò molta fatica a trovare loro adozione, staranno qui momentaneamente. Domani comunque ve le faccio vedere meglio, aprendo le teche. Non lo faccio ora perché qui c'è Raja, quindi domani chiuderò Raja in un'altra stanza e vi farò vedere tutte le topine e i topini. Sono davvero bellissimi. Quindi qui sono le femmine che sono sostanzialmente sotto la teca, non si vede, aiuto, sotto la teca delle mie femmine, e poi a distanza, perché è meglio che non siano vicini perché altrimenti i maschi, se sentono l'odore delle femmine, litigano. Qui ci sono due teche con 4 maschi in ciascuna. Tra l'altro ho fatto tutto DIY per queste teche perché comunque ho speso circa 250-300 euro solo per fare queste cose molto molto semplici. Raja, bravo, bravissimo. E per fare queste teche molto semplici comunque ho speso molto, quindi non potevo acquistare, diciamo, le casette tutte belle eccetera, quindi mi sono data da fare con scatoline e copertine di recupero già piena di cacchine, evviva, per fargli delle amache. Guardate, lui sta dormendo anche lui, deduco che stiano apprezzando le amache, mi fa piacere. Comunque appunto in queste due ci sono 4 topi ciascuno. Ciao amore. Di là, in questa qui altra grande, ce ne sono mi sembra 5. Qui ce n'è uno e qui ce n'è uno. Lui è qui da solo perché è un po' litigiosetto, e questa samla mi è stata data dal ragazzo che mi ha dato i topini. E questa qui, lui invece è quello che ha una ferita sulla coda, che quindi voglio controllare che guarisca bene. E sono da soli per questo motivo, ma una volta castrati verranno inseriti in dei gruppi di femmine. E qui c'è qualcuno che, cioè, capite la creatività? Con i topi bisogna essere creativi. Questo è un mocio che non usiamo e non abbiamo mai usato, quindi nessun detersivo è mai andato su questo mocio, se magari sta a fuoco. E quindi ci ho fatto le treccine e ci ho creato un gioco per i topi. C'è qualcuno che lo sta molto apprezzando. E niente, qui c'è sempre Raja che li osserva. Bravo Raja. E niente, questa è la situazione. Ci tengo a precisare un'altra volta che queste teche sono adatte soltanto per un breve periodo di stallo. Queste sono le samla da 130 litri dell'IKEA, questa è quella da 80 litri e questa qui, non so, sarà tipo da 50 litri, no, forse, non lo so, 60 forse, non lo so. E sono adatte solo per un breve periodo, cioè nel senso a lungo termine non terrei dei topini in questa teca. Domani vi faccio, cioè domani quando vi mostro anche tutti i topini, vi farò sapere anche quali sono i requisiti per adottarli. Quindi le dimensioni della teca, e vi darò anche delle idee DIY per spendere meno e ottenere un'ottima teca. Per esempio c'è una tecnica utilizzando un mobile che si compra all'IKEA che costa molto meno di tante teche, per fare una teca favolosa per i vostri topini. Io se tornassi indietro farei proprio così. Quindi sì, questa è una situazione temporanea adatta a uno stallo, quindi a un periodo breve della vita di questi topini, che è comunque ok, però non a lungo termine. E niente, le ho fatte io tra l'altro tagliando la plastica, mettendo, sono molto fiera devo dire, ho passato una giornata intera a creare queste samla, quindi sono molto soddisfatta. Buongiorno, ok, siamo qui,
E adesso sono in compagnia di Vaniglia, che è una delle mie topine. Tutti gli altri topini in realtà sono quasi tutti addormentati. C'è qualcuno di sveglio, ma di giorno sono meno attivi rispetto alla sera. E adesso ho trovato il tempo, diciamo, di sedermi per raccontarvi un po' la storia di questi topini e anche raccontarvi un po' quali sono i requisiti per adottarli, perché tutti i topini, a parte ovviamente le mie, sono in adozione, sono in ricerca di adozione. Allora, loro sono topini frutto di accoppiamenti indesiderati, nel senso che una persona ha comprato 5 topine ed erano tutte incinte. Tutti questi topini e topine sono frutto appunto di cucciolate indesiderate, nel senso che la persona che ha acquistato queste 5 topine non si aspettava fossero incinte, e i topi sono animali molto molto prolifici e quindi che, come dire, da 5 topine incinte sono nati 29 topi, per farvi capire, sono davvero tanti. Io adesso ne ho qui 28, come vi dicevo ieri. Le mie 4 fanno parte appunto della nidiata e altre sono state date in adozione prima di venire qui da me, e io ho preso anche le mamme, quindi sono 28 perché 21 sono, diciamo, perché 21 più 2 sono cuccioli, quindi sono 23 sono cuccioli, 5 sono le mamme, che mi sono state cedute anche loro. Praticamente la persona che si è ritrovata con tutte queste nidiate ha affidato questi cuccioli a un suo amico che ha cercato di trovare adozione a tutti questi topini finora. Io ho preso appunto le mie topine da lui e qualche giorno fa mi è venuto in mente di contattarlo per sapere se fosse riuscito a dare in adozione gli altri topini, perché sapevo appunto che ne aveva parecchi in cerca di adozione. Io avevo intenzione di iniziare a fare da famiglia affidataria per poter aiutare più topini, che ovviamente io ne adotterei tantissimi, però mi sono resa conto che comunque c'è un certo numero, è abbastanza, e però volendo aiutare di più ho pensato appunto di fare da famiglia affidataria. Mi vuoi venire un attimo in mano? Stai bene sulle spalle? Quindi appunto ho deciso di farmi carico di questi 28 topini. È una cosa che sto facendo in modo indipendente, quindi non sono, diciamo, sotto un'associazione, anche se l'associazione A Code Unite, che è un'associazione che si occupa di diversi animali, da cani e gatti, topi, conigli, eccetera, mi stanno aiutando moltissimo sia per capire come tenerli in stallo correttamente, sia per capire come darli in adozione correttamente. Quindi li ringrazio tantissimo veramente per l'aiuto che mi state dando, soprattutto grazie ad Alice che mi sta aiutando tantissimo. Tutti questi topini staranno in affido da me fino a che non troveranno adozione, e io ovviamente non li darò in adozione a chiunque, ma ho dei requisiti che appunto mi sono stati dati dall'associazione, perché appunto loro fanno adozioni di topi da molto tempo, quindi sicuramente sono esperti di me, per riuscire a dare in adozione questi topini alle persone giuste. Alcuni di loro hanno già adozione, perché comunque io da quando ho scoperto che li avrei presi ho iniziato a fare ricerca di adozione per loro, quindi alcuni hanno già trovato casa, però in realtà ci sono ancora tanti topini, in realtà 18 stanno ancora cercando casa. E vuoi andare dentro la manica? Dovete sapere che Vaniglia è la ragazza delle maniche, lei adora starmi dentro le maniche, mi fa un sacco il solletico. Ok, quindi io in tutto ho 16 maschi e 12 femmine, di questi 6 maschi hanno già trovato casa e 4 femmine hanno già trovato casa, quindi appunto ne ho ancora un po' in cerca di casa. Allora, vi spiego un pochino, mi sono fatta una nota sul telefono. Ovviamente tutte le persone che saranno interessate all'adozione di questi topini riceveranno un PDF specifico in cui spiego tutte queste cose in maniera più approfondita. Ci tengo in questo video a spiegarvi un pochino quali sono i requisiti minimi per adottare i topini, in modo che tutti voi che guardate questo video possiate capire se siete davvero interessati all'adozione, se siete in grado di fornire a questi topini l'ambiente adatto a loro. Allora, ci sono diverse opzioni di convivenza. I topi sono animali sociali, in natura stanno sempre in gruppo, molto raramente stanno soli. Per questo motivo cerchiamo di ricreare, diciamo, in cattività le condizioni migliori per loro. Quindi le opzioni per tenerli sono o un gruppo di femmine, solitamente fino a 6, con un minimo di 3, quindi da 3 a 6 femmine, oppure un gruppo di femmine con un maschio castrato. Ovviamente il maschio va castrato perché, come vi ho detto prima, sono animali super prolifici. Di tenere delle femmine insieme a un maschio non castrato significherebbe trovarsi con tantissimissimi topini, cosa che assolutamente non va bene. Infatti io tutti i maschi che darò in adozione li darò castrati, proprio per evitare cose del genere. Di solito si tengono i maschi da soli e per evitare di farli accoppiare con le femmine vengono tenuti da soli, però in realtà tenere questi animali da soli causa comunque delle turbe psicologiche a loro, perché non sono fatti per stare da soli.
Quindi, ok, cioè se proprio volete tenere un maschio da solo, bisogna tenerlo in una situazione in cui avete molto tempo da dedicargli, farlo uscire dalla gabbia, tenerlo insieme a voi. La convivenza con un animale della stessa specie non è paragonabile alla convivenza con un animale che non è della stessa specie come siamo noi. Quindi in realtà l'opzione maschio da solo è l'ultimissima opzione, cioè nel senso se non dovessi riuscire a trovare persone che hanno già gruppi di femmine che vogliono adottare i maschi, accetterò anche richieste di adozioni dei maschi da soli, però sinceramente è l'ultima opzione perché comunque non sono fatti per stare da soli, non sono proprio fatti per stare da soli. Mi sto rifacendo appunto ai consigli di persone specializzate in questa cosa perché ovviamente io poi ho solo un gruppo di femmine quindi non ho molta esperienza con i maschi. Ok. Come gabbie e teche ci sono diverse opzioni, potete scegliere una gabbia a sbarre oppure una teca come quella che ho scelto io. Non vi consiglio particolarmente la mia perché infatti ora la mia la modificheremo per renderla più alta, perché purtroppo la mia, cioè una volta messo un buon livello di lettiera, che è una cosa molto importante per questi animali perché amano scavare, ci rimane poco spazio per mettere rami, corde su cui farle arrampicare. Questi animali amano sia arrampicarsi sia scavare, quindi come dire, non vi consiglio particolarmente la mia a meno che non abbiate voglia di farci delle modifiche, ma ci sono delle opzioni più economiche e più efficaci, quindi ad esempio un'ottima opzione è fare una teca con la IKEA Detolf, che è questa vetrinetta qui, costa 70 euro. Se viene girata sul fianco e le viene sostituita la porta di vetro con una retina di una retina metallica zincata, questa diventa una fantastica teca per topi. Diciamo che è un po' diversa rispetto alle classiche misure perché diciamo che non è molto alta o molto larga, ma è molto molto lunga. E diciamo che altezza e larghezza un po' meno grandi rispetto magari alle misure standard vengono compensate dal fatto che questa teca è lunga tipo 1,60 m. Fatemi vedere, le ho scritte le misure. 1,63 m x 43 x 43 cm, quindi in realtà non è per niente male. Essendo così lunga vi dà la possibilità di fare un lavoro con la lettiera, per cui da un lato c'è praticamente tutta la teca piena di lettiera, mentre dall'altro lato, aspettate perché c'è un topo che mi scende lungo la schiena, mentre dall'altro lato c'è meno lettiera e quindi c'è spazio per le ruote da 28 cm per farle arrampicare eccetera. Quindi questa è un'ottima opzione, io sinceramente se tornassi indietro probabilmente sceglierei questa opzione. Se siete, non picchiatevi, se siete interessati vi lascio un video nell'info box di una ragazza che seguo qui su YouTube che vi consiglio comunque se siete interessati, questa è la topina, se siete interessati ai topini vi consiglio di seguire Emiology, è una ragazza, lei è inglese quindi i suoi video sono in inglese, però secondo me, cioè non so, Vanilla ama stare sotto le cose, scavare, infilarsi, quindi tutto bene? Vuoi uscire? No. E quindi vi consiglio molto il suo video perché lei parla appunto dei pro e dei contro della Detolf. E inoltre c'è anche un altro modo per costruire una teca DIY favolosa utilizzando dei tavoli dell'IKEA che costano tipo 5 euro, e ottenere una teca fantastica. Anche per questo vi lascio il link nell'info box, perché se siete un po' pratici di DIY vi conviene farvi la teca piuttosto che comprarla, perché spendete meno e ottenete una cosa diciamo perfetta, nel senso che ve la personalizzate voi a seconda delle esigenze dei topini. Se invece, allora diciamo, io vi do delle misure standard, 3 femmine hanno bisogno di circa 90 cm per 50 per 40 e poi se voglio aggiungere per ogni individuo aggiunto aggiungo 10 cm di base in più. Per un maschio il minimo è 70 x 40 x 50, però appunto come vi dicevo non sono super favorevole a tenere i maschi da soli. Voi vi fate una gabbia DIY, ve la fate delle dimensioni anche che volete, tipo l'ha detto il IKEA, cioè io sento di persone che ci tengono tipo 10 topi dentro essendo lunga 1,63 m. Ho anche letto che comunque è sconsigliabile tenerne più di 6, un gruppo di più di 6, comunque un gruppo di 6 è diciamo l'ideale, anche 4 va benissimo, 5 fino a 6 è l'ideale, di più sinceramente io non ho esperienza, non conosco persone che abbiano gruppi più grandi di 6, però ho sentito di persone che tengono anche 10 topi nella Detolf, quindi sinceramente io l'opzione che vi consiglierei di più è proprio l'IKEA Detolf, per il fatto che spendete la metà di quello che ho speso io per la mia teca e ottenete una teca che è grande praticamente il doppio, quindi veramente fantastica. Ti va di tornare sulla spalla così posso usare questa mano? Grazie. Poi vi faccio degli esempi invece di gabbie a sbarre che trovate già pronte. Un esempio è la Speedy Gonzales da 100 o da 120. La distanza tra le sbarre deve essere 0,7 mm, perché questi topini si squizzano ovunque, quindi se le sbarre sono troppo spesse state tranquilli che ci passeranno e quindi ve li troverete in giro per la casa. Non sono animali che tendono molto a scappare sinceramente, cioè io tengo la teca delle mie topi aperta tutto il giorno,
perché per scappare dovrebbero praticamente gettarsi nel vuoto, cosa che loro non fanno, perché a differenza dei criceti hanno il senso dell'altezza, quindi non si lanciano, come vedete anche lei quando arriva al bordo non c'è, torna indietro. Però comunque se avete magari una gabbia a sbarre, le sbarre sono abbastanza vicine a terra, il rischio che escano c'è, quindi attenzione. Un altro esempio sono la Pet Guard Carlos, la Pet Guard San Marino, e vi metto delle foto qui, le trovate al Maxi Zoo, le trovate online. Io non mi piacciono molto esteticamente le gabbie a sbarre, diciamo così, però sono funzionali, quindi scegliete un po' quello che è più adatto a voi. La Skyline Marrakesh, che è quella che ho io, è ok, è molto bella sicuramente, però non è l'ideale, soprattutto per il costo che ha. Diciamo che vi consiglierei tipo la Detolf, perché spendete la metà e appunto ottenete una gabbia molto più grande, quindi sì, ve la consiglierei di più. Comunque la mia è la Skyline Marrakesh, ve lo dico, perché è più adatta diciamo ai criceti, che non hanno bisogno di arrampicarsi tendenzialmente. Poi, allora, per quanto riguarda il cibo, i cibi migliori sono il cibo della Bunny, la marca Bunny. Vanno bene sia quello per topi, sia quello per gerbilli, sia quello per criceti. Questo ve lo dico perché il Bunny per topi è molto difficile da trovare, mentre quello per criceti e per gerbilli lo trovate tranquillamente sia su Zooplus sia su Amazon. Questo è il mangime migliore per loro perché è il più bilanciato. Anche quello della marca Real Nature per topi è molto buono. Tutte queste cose grazie mille a Code Unite per avermele suggerite, io già le conoscevo perché appunto le sapevo per le mie topi, però mi fa piacere comunque avere una conferma da un'associazione che si occupa di topi per condividere queste informazioni con voi. Per quanto riguarda la lettiera, questi animali hanno bisogno di una lettiera scavabile perché amano fare i tunnel e hanno bisogno di minimo 10 cm di lettiera, ma vi dico la verità, cioè essendo che loro amano scavare io gli farei almeno 15-20 cm di lettiera. Le mie adesso hanno circa 18 cm di lettiera e appena risistemerò la teca sicuramente ne farò tipo 20. Cioè adesso appena risistemerò la teca mi sa che gli farò tipo 30 cm di lettiera, perché appunto la voglio raddoppiare in altezza, quindi secondo me riuscirò a mettere molto più lettiera perché amano moltissimo scavare. Io personalmente uso una miscela di 2/3 di canapa, anche questa la trovate su Zooplus ed è anche tra le più economiche, e 1/3 di cotone grezzo. Attenzione, non il cotone, quello bianco che vendono per criceti, che in realtà è terribile perché si impigliano le zampe ed è sintetico, non è neanche cotone, ma cotone grezzo. Io comunque vi lascio poi una lista nell'info box anche con dei link sia a Zooplus che ad Amazon. Un'altra lettiera che potete usare, che ho provato, è la Care Fresh, che è una lettiera di carta sostanzialmente, che funziona molto bene. Queste sono lettiere che non fanno puzzare tanto la pipì dei topi. Se invece usate tipo il fieno, fa molto puzzare la pipì, quindi ve lo sconsiglio. Anche il truciolo si può usare, anche questo mischiato alla Care Fresh oppure al cotone. Canapa e truciolo non tengono i tunnel, quindi crollano, per questo motivo vanno mescolate tipo 2/3 di canapa, 1/3 di cotone grezzo oppure 1/3 di fieno, però fa puzzare la pipì, quindi cotone grezzo meglio, oppure 1/3 di Care Fresh, in modo da fornire ai vostri topini una lettiera che riesce a tenere i loro tunnel, perché loro sono dei grandi scavatori di tunnel. Una cosa bella che potete fare per loro è creare una dig box con fibra di cocco, perché loro amano tantissimo scavare, ovviamente deve essere fibra di cocco non fertilizzata né niente, io compro quella per rettili, e potete fare praticamente un angolino della vostra teca con un contenitore con la fibra di cocco, perché loro, vedrete, andranno pazze per questa cosa. Io gliela faccio dentro un vaso di vetro grande in cui pianto anche dei semini di piantine sicure per loro, come il girasole e il trifoglio, così loro impazziscono a scavare, si divertono tantissimo. Cioè ci metto tipo 6 giorni a far germogliare i semi e loro in una notte distruggono tutto, però si divertono molto. E poi, allora, come arricchimenti, più arricchimenti mettete nella teca meglio è, quindi casette, tunnel, corde per arrampicarsi, rami, è obbligatorio mettergli la ruota, io vi direi una ruota ogni 2 individui, perché appunto se vogliono usarla tutti insieme c'è solo una ruota, non va bene. Di solito viene consigliata come minimo quella da 20 cm, ma io vi consiglio quella da 28, perché siccome hanno anche la coda lunga, se gli mettete quella da 20 cm può essere che inizino ad arricciare la coda e non va bene per loro, quindi io ho preso quelle da 28 cm della Trixie, sono anche silenziose, così insomma almeno dormite la notte. Poi appunto potete mettergli casette, cose, io le corde le ho fatte per loro utilizzando una corda naturale di fibra di cocco che avevo comprato in India, però una cosa che potete fare ad esempio è comprare un plaid, un pile, una copertina di pile, tagliarla a striscioline e fare delle trecce e appendergliele per fare così delle corde, perché loro adorano tantissimo scavare, adorano i tubi. Ho usato per esempio, Giulia aveva acquistato per sbaglio un cappottino per Raja troppo piccolo, è tipo dimensione chihuahua,
E quindi gliel'ho appeso, così loro lo usano come amaca e adorano moltissimo dormire nell'amaca, dormire nelle casette, arrampicarsi. Quindi tutto quello che è arricchimento per loro è fantastico ed è molto molto importante. Più la teca è ricca e più loro saranno felici perché loro sono animali molto molto curiosi e adorano esplorare. Infatti ogni volta che io pulisco la loro teca, cosa che faccio ogni 15 giorni, a volte anche 20, cioè più lettiera mettete, meno spesso dovete pulirla. Quindi tipo 15-20 giorni cambio completamente la lettiera, lavo tutti gli oggetti, eccetera, e mi piace cambiare un pochino la disposizione della teca in modo che per loro sia come un posto da esplorare, un posto familiare però con delle cose nuove da esplorare. Una cosa che uso tantissimo per loro sono ad esempio i tubi della carta igienica. Ok. Quindi questo è un pochino un riassunto, anche se non è molto riassunto, sono 18 minuti, però era importante per me darvi un buon insight sulla cura di questi animali. Sono animali che hanno bisogno di interagire, comunque non è che li mettete nella teca, li lasciate lì e ciao. No, ogni giorno io interagisco con loro, inserisco le mie braccia nella teca, aspetto che siano loro a salirmi addosso, mi utilizzano come un parco giochi e poi una volta che si fidano di voi abbastanza da venire quando, a salirvi in mano quando appunto inserite la mano nella loro teca, è importante liberarli per qualche ora al giorno all'interno di un'area sicura. Quindi, ad esempio, io farò un recinto con i cubi, quelli che si comprano su Amazon, e in modo che, cioè, non si possono lasciare liberi in tutta la casa perché rischiano di farsi male, ma in una zona recintata, sicura e controllata da noi è importante. Ovviamente, non vanno forzate a uscire dalla teca quando ancora non si fidano di voi, perché comunque diventa stressante per loro. Mentre nel momento in cui si fidano e basta mettere una mano dentro per farle salire, sarà una bella esperienza per loro comunque esplorare anche un'area in cui comunque metterete per loro delle casette, eccetera, per sentirsi sempre sicure. Detta questa cosa, io chiederò la firma di un modulo di adozione alle persone interessate, oltre a una call di preaffido, perché comunque ci tengo a avere una certa sicurezza. Quindi nel modulo di adozione sostanzialmente la persona firma certificando che terrà le topine secondo le loro necessità che sono specificate nel modulo di adozione. Se doveste essere interessati, scrivetemi una mail, vi lascio l'indirizzo qui sotto. Io sono a Padova, le topine si trovano a Padova, però per ottime adozioni mi organizzo per portarle anche fuori dal Veneto, insomma, soprattutto quando si potrà. Comunque non ho fretta di darle in adozione, anche se ovviamente prima vanno nelle loro nuove case, meglio è per loro, perché comunque sono in una situazione temporanea. Ora inserirò dei clip delle topine, inizierò il lavoro arduo di fotografarle una per una e fotografarli uno per uno. Da qui in poi cosa farò? Devo far castrare i maschi. La veterinaria, che ho sentito una veterinaria esperta in esotici che tratta spesso topini, mi fa un enorme favore nel farmi un prezzo davvero scontato per castrare tutti questi topini. Io le ho spiegato la situazione e lei mi ha offerto 70 euro di castrazione a topino. So che vi sembrerà tantissimo, in realtà non è tanto, credetemi, perché sono animali molto delicati e anche se sono piccoli, questo non significa che l'operazione non sia impegnativa per chi la svolge. Io ci terrei a riuscire a far castrare tutti i topini perché è la cosa che mi permette poi di dare loro la vita migliore che possono avere in compagnia di altre femmine. Ci terrei molto a riuscire a castrarli tutti. Sono anche sincera con voi nel dirvi che non ho le risorse per farlo in questo momento. Ho speso circa 300 euro per realizzare il setup che hanno adesso, che comunque è molto basico, però comunque tra le vasche, gli oggetti che ho comprato per loro, il cibo, la lettiera, comunque ho speso tanti soldi.
Ovviamente sto facendo questa cosa indipendentemente, ho scelto io di farmene carico, quindi non siete obbligati a darmi una mano. Se però ci tenete a darmi una mano, beh, innanzitutto mi state già dando una mano guardando questo video, quindi vi ringrazio davvero davvero di cuore. Inoltre ho deciso di fare una raccolta fondi su GoFundMe, la trovate nell'info box, se vi fa piacere darmi una mano per raccogliere i soldi per castrare tutti i topini, sarebbe davvero fantastico, e quindi vi ringrazio di cuore in anticipo. E se vi va magari di condividerla con i vostri amici, con persone che sapete essere sensibili a questo argomento. Un altro modo per aiutarmi è: ho creato una lista su Amazon dei prodotti che mi servono di più, tra cui la lettiera, le ruote che faccio un sacco fatica a trovare qui perché al Maxizone hanno sempre una alla volta, quindi me ne servirebbero altre 1, 2, 3, 4, 5, 6, almeno altre 6. Poi ho messo ciotoline, casette, eccetera, però le cose principali sono comunque il cibo e la lettiera, quindi ho creato una lista pubblica che vi lascio nell'info box se per caso qualcuno di voi preferisce magari invece di fare la donazione inviarmi qualcosa. E poi un altro modo per sostenermi e aiutarmi nel prendermi cura di questi topini è acquistare il mio merchandise che trovate sempre nell'info box. Queste meravigliose magliette ecologiche realizzate con l'illustrazione di Margherita Mottana, bellissime. Non ci sono soltanto felpe, magliette, ma anche tazze, borse e felpe col cappuccio. Quindi se vi fa piacere darmi una mano e allo stesso tempo ricevere qualcosa in cambio, potete acquistare il mio merchandise. Oppure, ultima opzione, ho creato la possibilità di abbonarsi al mio canale YouTube. Ci sono due abbonamenti, uno a 4,99 € al mese e l'altro a 9,99 € al mese. Entrambi comportano dei vantaggi che comunque continueranno anche dopo che tutti i topini saranno stati adottati. Alcuni di questi vantaggi sono la possibilità di avere il merchandise scontato, delle live mensili dedicate solo alle persone abbonate e per chi sceglie l'abbonamento da 9,99 € invierò una cartolina personalizzata ad ogni nuovo abbonato. Queste sono alcune possibilità che mi sono venute in mente per dare qualcosa in cambio a voi, in cambio del vostro aiuto. Quindi non lo so, spero che vi piacciono come idee e se invece vi va semplicemente di contribuire alla castrazione dei topini e alla loro cura, vi lascio il GoFundMe. In qualsiasi modo decidiate di aiutare, anche semplicemente guardando questo video, già mi state aiutando davvero tantissimo, io vi ringrazio davvero davvero di cuore. Se vi va seguitemi su Instagram per rimanere aggiornati sulle storie di questi topini, perché lì mi è più facile pubblicare con più frequenza e anche per sapere appunto quanti sono ancora in cerca di adozione. Creerò degli annunci con le loro foto in modo che possiate condividerli e se siete interessati alla loro adozione scrivetemi una mail, mi farebbe un sacco piacere sapere che i miei topini, ok non sono miei, però i miei topini in affido vanno a casa di alcune delle anime belle che mi seguono e quindi insomma mi farebbe davvero tanto tanto piacere, sarebbe una cosa tanto bella. Ora vediamo se riesco a recuperare Vaniglia per fare la conclusione del video. Ciccina, ti va di uscire un attimo dalla mia maglietta? Bene, io e Vaniglia e tutti i suoi fratellini e sorelline vi ringraziamo di cuore per aver guardato questo video e vi ringraziamo di cuore del supporto che ci date ogni giorno e grazie per venire con me anche in questa avventura. Ciao! Ah, sei fuori fuoco, aspetta. Guardate che meraviglia. Sì, sei proprio bellissima. Sì, sei bellissima. Ciao bimba. Ciao!